23:50 il dopo partita, Inter batte Pescara 3-0, confronto impari, ma lo si sapeva, certo l'impegno non ha fatto difetto ai biancazzurri, ma questo è il quindicesimo KO in 21 partite, quindicesima sconfitta sul campo in 21 partite, da 40 gare il Pescara non vince in Serie A, 19 della precedente esperienza 2012-2013, il girone di ritorno 2 punti e ben 17 sconfitte, 2 pareggi 17 sconfitte e le 21 partite sin qui disputate. 40 partite, buonasera Bruno Pace, buonasera, 40 grazie. Partite in Serie A senza vincere, sono cifre mostruose. Sì, stanno raggiungendo, c'è anche il record forse in Europa, mi pare, insieme a un'altra due, penso di due sì, squadre, insomma, una squadra o due. Quindi rincorriamo un record, insomma. Io dico che questa è una squadra, insomma, diciamo sempre le stesse cose, ultimamente ha una media del 3, dei 3 gol sì. subiti a partita, mi pare le ultime 4, come no, 5 partite. Le ultime 3 partite, 3 gol di media a partita, quindi, insomma, con Napoli-Sassuolo. Dà l'impressione anche stavolta di una certa freschezza, una certa personalità, ma è finta, è una cosa finta. I primi 10 minuti, guarda un sì. po', vedi, qualcuno al ristorante con un po' di cattiveria ha detto ecco Oddo sta preparando il suo immediato avvenire, vedendo una squadra spumeggiante dice guarda come gioca bene, altrimenti lo dicono tutti, certo. prima ho sentito la radio, la trasmissione, c'era l'allenatore dell'Inter che ha detto abbiamo vinto contro una squadra che gioca molto bene, tutto qua, insomma, io con questo fatto che gioca molto bene, che prende 3 gol a partita, che non conti certo. l'importo, eccetera, insomma, non posso essere d'accordo. Ma anche Massimo Oddo, voglio dire, stamattina ho letto il Messaggero, dice l'importante è uscire tra gli applausi della voce, ma con gli applausi certo. l'hai letto, io l'ho letto, sì, come no. Tra gli applausi non credo che perdendo si esca sempre tra gli applausi, insomma, così. Credo che il professionismo sia un'altra cosa, non si può vivere di... Oddo ha dichiarato a fine partita una situazione frustrante perché non si è mai vinto fino a questo momento. Oggi, questa sera si sapeva, insomma, c'era sì, si sapeva, un rapporto di forza, sono la evidenti. La solita cosa, è sempre quello, vediamo che sembra che se abbiamo questo piccolo, questa vigoria, questa forza, cioè poi alla fine vai a vedere, è un pugno di mosche, certo. perché, e insomma, io ripeto le stesse cose, non vorrei apparire, ma i numeri sono quelli, questa squadra, come hai detto, hai fatto... sottolineare tu, questa squadra ha fatto 6 pareggi in tutto il campionato. Certo. Insomma, i numeri sono eloquenti. Stiamo, sento dire, ma tanto gliela possiamo fare ancora fino all'ultimo. E io vedo, oggi ho visto il Chievo, che è una sì. squadra così. Il Chievo, certo, attaccava sempre la Lazio, avrebbe meritato di vincere, cioè, però alla fine ha stretto i denti, ha lottato, eccetera. E può capitare quel golletto, assolutamente. Che può capitare anche questo gioco qui. Non rende, ormai abbiamo avuto le prove. Insomma, allora andiamo a leggere qualche post sì. sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, tra l'altro possiamo mandare subito le immagini, lo faremo tra breve. Buonasera Massimo, scrive Paolo Pierangelo Adriatico, chiedo a Bruno Pace che ne pensa davanti a questi numeri impietosi e questa classifica, a dichiarare ancora crediamo nella salvezza, non si dovrebbe io riconoscere, io. No, non tu, ah. Crediamo nella salvezza nel senso i protagonisti a fine partita, lo stesso Oddo lo ha detto, insomma, crediamo, dobbiamo lottare fino alla fine, perché questo è il nostro dovere. Cioè dire così, secondo, insomma, ha anche detto se non dovessimo farcela si è confermato, autoconfermato per l'anno prossimo, insieme ci riproveremo, certo. insomma, quindi... Ecco, no, però volevo intanto dare un altro sguardo proprio al post di Paolo Pierangelo Adriatico, Max, mi rivolgo a Max Bacilio perché ecco, non si dovrebbe riconoscere i propri errori, non si dovrebbero riconoscere i propri errori, chiede? Io questo, che riconoscere i propri errori non è facile, ma insomma, arrivato a un certo punto è inevitabile, certo. che bisogna riconoscere i propri errori, ma non solo quelli di Massimo Oddo, in generale, questa è una squadra che ha preso dei gol allucinanti, se tu certo. ti metti, qua si è sempre parlato della mancanza degli attaccanti, beh, siamo d'accordo, tutto quello che vuoi.
ma noi abbiamo preso dei gol che non si prendono nelle serie inferiori. Dall'inizio, a cominciare dal buco di coda col Napoli, a come ha marcato De Frel, Bjornberg a Sassuolo, ma errori, i due gol di domenica scorsa del nostro portiere, cioè gol che in Serie A non puoi prendere, se no non puoi vincere, così già hai difficoltà a vincere perché sei una tra le squadre che deve lottare per salvarsi, eccetera. Se più ci metti questi errori talmente grossolani, proprio marchiani, sono 44 finora i gol subiti dal Pescara, 44 gol, ne ha fatti 14 l'Empoli, facevamo una riflessione, e ne ha segnati due in meno, 12, però ha 12 punti in più. E tra l'altro c'è da dire che all'Empoli, perché insomma questa è la differenza, no? La differenza sostanziale tra le due squadre, l'Empoli ha subito soltanto 25 gol, ma in 10 partite ha tenuto la porta immacolata a Skorupski, in 10 partite, il Pescara è riuscito soltanto in un'occasione, col Torino in 9, in duplice superiorità numerica. Quindi non ci siamo, è inutile che stiamo a dire fesserie, vogliamo qua e là. Questa è una squadra che ha deluso su tutto, proprio dall'inizio alla fine, e tutti quanti sembrava insomma questa squadra potesse dare le proprie le soddisfazioni a tutti quanti, invece è una squadra che è stata sbagliata proprio nell'impostazione. Assolutamente. In allora, più abbiamo giocatori non adeguati alla Serie A. Tra l'altro oggi ha esordito Castanos, sicuramente una prova positiva perché si tratta di un debuttante, un 98, non ha mai giocato in prima squadra, faceva parte della prima era della Juve. Buone qualità tecniche, anche buona personalità, ma stiamo parlando di un 98. E non puoi neanche dire che la salvezza di cui si parla ancora si possa ottenere con Castanos, con tutto il rispetto di Castanos, perché non ha neanche lui l'appoggio magari degli altri. Chiaro. Insomma. E quindi Castanos, ho visto una bella struttura, un bel fisico, Beibeck gironzolava l'attorno, addirittura delle volte era proprio Castanos, cioè c'era la prima punta e Beibeck che gli girava intorno. E insomma, Massimo, è inutile. Difficile trovare argomenti, effettivamente, in questo momento sarà sempre più difficile. Rischia di trasformarsi in una via crucis questa stagione. Allora, andiamo ancora sulla pagina Facebook e poi le immagini. Daniele Lonero scrive: mercoledì sera allo stadio solo per la maglia, perché ricordiamo ci sarà il recupero con la Fiorentina, ore 20:45, mercoledì 1 febbraio. Mercoledì allo stadio solo per la maglia, la città e per nessun altro, società, allenatore, direttore sportivo e squadra. Nessuno di questi merita il nostro sostegno. Vergogna. Allora, 23:57, intanto lo aveva già anticipato Bruno nel primo anticipo della 21esima giornata, terza di ritorno, il Chievo ha frenato l'emorragia dei risultati negativi perché veniva da 4 KO consecutivi, ha espugnato l'Olimpico, il gol vittoria firmato da un ex biancazzurro, Roberto Inglese, proprio cresciuto nel Pescara, classe 91 al 90esimo, quindi Inter Pescara 3-0, le reti lo ricordiamo di D'Ambrosio, Joao Mario e di Eder, il terzo gol comunque viziato da una palese fuori posizione fuori gioco di Icardi. Domani, domenica 29 gennaio, alle 12:30 Torino-Atalanta, poi alle 15 Cagliari-Bologna, Crotone-Empoli, Fiorentina-Genoa, Samp-Roma-Sassuolo, Juventus-Udinese-Milan, si chiuderà il programma alle 20:45, il posticipo di fronte Napoli e Palermo. Diamo anche uno sguardo, prima delle immagini, alla classifica, l'abbiamo già vista prima mentre parlavamo, facevamo diciamo così le consuete premesse io e Bruno, vediamo che l'Inter ha scavalcato la Lazio, settima vittoria consecutiva per l'Inter gestione Pioli, 25 punti nelle ultime 10 partite, quindi la gestione Pioli davvero ha rivitalizzato l'Inter, sono praticamente 8 vittorie di cui 7 consecutive, una sola sconfitta patita a Napoli, tra l'altro un risultato piuttosto netto, 3-0, e il pareggio nel derby all'esordio di Pioli sulla panchina nerazzurra. Inter che martedì giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio in casa, gara secca, e poi domenica prossima giocherà il posticipo contro la Juventus allo Juventus Stadium. Questa è una partita davvero molto attesa, il Pescara a 9 punti, ultimo in classifica. Possono partire le immagini, anzi no, prima diamo uno sguardo agli schieramenti, ai rispettivi schieramenti, perché insomma
il Pescara annoverava tante assenze nelle sue fila, le ricordiamo: Caprari per squalifica, Bobo, Campagnaro, Vittorini, Fornasier, Gilardino e Brugman. Non c'è ancora Muntari per mancanza del transfer, rientra Zampano, una sorta di 4-2-3-1 all'inizio con Benelì in posizione più avanzata, con Castanos e Verra esterni, buyback terminale della manovra, è ritornato la difesa a 4. Ecco, ti volevo fare, volevo che tu facessi una riflessione: è tornato la difesa a 4 anche per mancanza evidentemente di uomini lì dietro, no? Sì, la difesa a 4. Anche se lui oggi, proprio questa sera su Sky, in diretta, nel dopo partita, Oddo ha dichiarato testualmente: abbiamo provato a giocare a 5, ma non è nelle corde di questa squadra, questo schieramento. Qua le corde mi sembra che siano sottili con qualunque schieramento, perché ha giocato a 5, ha giocato a 4, ma oggi, anche stasera, insomma, una difesa dove si entrava un po' come la lama nel burro, non è, i gol tutti uguali, cross dall'esterno, supera il blocco centrale di difesa, eccetera, alle spalle, nel primo gol ce n'erano due. Quindi è una questione proprio di limiti strutturali, secondo te? Di limiti, adesso, e adesso passando, insomma, passando le giornate, c'è anche la tensione, si ha quasi paura della palla che ti brucia tra i piedi. Affiora la paura, insomma. Assolutamente. Quindi, allora, facciamo così, andiamo prima al telefono, poi schieramento. Un fatto di modulo, insomma, sì. Pronto, Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo Profeta. Ciao, parliamo con Lorenzo da Pescara. Ciao Lorenzo. Senti, ma guarda, è vergognosa questa situazione. Manco il tuo amico Fernando Abodi ti potrebbe salvare. Ma posso sapere a dove cavolo è andato a cena stasera a Bruno Pace? Non ho capito, dove è andato? A cenare stasera a Bruno Pace. Ma perché è così importante? Cioè, magari vi siete incrociati forse. Ho cenato a Città Sant'Angelo. Sì. A Città da Michele, Sant'Angelo. Da Michele. Andato a cena a Città Sant'Angelo. Ma come mai? Perché questo interesse? Ma Fernando Abbotti che fine fa? Fernando Abbotti non c'è. Lo vedi? Non c'è. Comunque questo Pescara veramente roba da pazzi. Vabbè, grazie Lorenzo. Matteo De Angelis scrive: il problema non è il gioco, perché comunque dalla cintola in su ci muoviamo bene. Il problema è che se parti sempre con due o tre gol di svantaggio è matematicamente impossibile vincere o pareggiare. Una serie imbarazzante di errori difensivi da Serie D o eccellenza, un po' quello che sosteneva, affermava poc'anzi proprio Bruno. Buon esordio del cipriota, ma per favore smettiamo di definire colpo qualsiasi acquisto a prescindere dalla levatura del giocatore. E chi mai ha definito colpo? Castanos è sicuramente un giocatore di prospettiva e secondo me ha dato già una buona dimostrazione questa sera, però è un 98, come diceva Bruno, non è che ci si può affidare per salvarsi a Castanos. Castanos può fare la sua parte, ma non è che si può caricare di eccessive responsabilità, assolutamente. Buonasera Massimo, finché la matematica, scrive Max Giusti, non ci condanna, proviamoci, ma voglio fare una domanda al mister Pace: ma non può essere già penalizzante ripartire con un allenatore che ci ha riportato in B? Grazie e un saluto da Max da Ceratina, perché lo diceva lo stesso Sebastiani, a prescindere dal risultato di questa stagione, da quello che sarà, continueremo con Oddo, perché c'è un progetto, lo ha detto proprio in settimana. Beh, il progetto, c'è un progetto, noi stiamo parlando della situazione attuale. Però Max scrive: è un rischio magari ripartire con un allenatore che, insomma, sperando che le cose vadano bene, perché non ci sarebbe la stessa tolleranza che c'è in questo momento qui in Serie A. Insomma, chi ha dimenticato il fatto che questa squadra sembrava destinata addirittura a qualche possibilità nella Coppa Europa all'inizio, tutto quanto. Poi abbiamo visto come sono le cose. In più abbiamo preso, sono venuti i giocatori e fisicamente non a posto, ma la stessa ondata di adesso, con tutto il rispetto per la società che evidentemente si è impegnata anche finanziariamente per portare questi giocatori nuovi, e Gilardino si è fatto male, nessuna, e stasera si è fatto male, tranne Stellato che si è fatto male, speriamo che non, tranne quel ragazzo insomma, questo di stasera, Castanos, sì, poi ha esordito negli ultimi minuti Cubas, sì, Cubas è stato negli ultimi minuti, ma insomma qui il problema è un continuo.
sembra una squadra, una scozzaglia di soldatacci reduci da qualche guerra. Sono tutti acciaccati, com'è possibile tutti insieme? Sono... Stendardo che ha fatto stasera? Perché non si sa ancora. Non sappiamo le cause di questo infortunio, però insomma ha dovuto abbandonare, è stato costretto ad abbandonare il proscenio. Insomma, questa è una squadra che ha preso 44 gol. Dai. 44 gol. Marco Esposito, e poi le immagini scrive... Due telefonate pronte, se vuoi. Abbiamo anche due telefonate pronte. Marco Esposito scrive: squadra costruita male, in maniera superficiale, con una grossa dose di presunzione del tecnico e della società. Incredibile come nessuno faccia un chiaro colpa, la squadra è totalmente inadeguata e Oddo incapace di una qualsiasi variante tattica, un fallimento deprimente per noi tifosi. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Sergio da Pianella. Carissimo. Allora, volevo dire, io Bruno Pace lo contesto, perché lui dovrebbe capire, essendo lui un giocatore ed essendo stato anche allenatore, con una squadra dimezzata dagli infortuni, quello che sta facendo Oddo è il massimo. Un altro allenatore prenderebbe 8 di gol, perché il Pescara, a parte il fatto che non gioca tanto male, però è anche sfortunato con gli arbitri. Questo arbitro di Teramo questa sera ha giocato contro il Pescara. Perché? Addirittura. Sì, ha giocato contro il Pescara. Quali sono gli errori gravi che avrebbe commesso Calvarese? L'ultimo gol era tre giocatori fuori gioco, non uno. Sì, l'ultimo l'abbiamo detto, il Pescara in quel momento stava attaccando, poteva pure fare un gol. E se faceva quel gol verre, la partita era ancora riaperta. Invece ne ha preso un altro nettamente in fuori gioco. Insomma, sul gol mancato, allora, da Verre non è colpa dell'arbitro, eh? No, sì, ma l'arbitro, vabbè, quello ha fischiato. No, il gol che ha fatto Verre fischiato il fuori gioco, sì. ed era giusto, anche se è sbagliato, secondo me. Certo. Perché anche lui non è che era davanti al portiere, lui era in un'altra zona del campo, il portiere ha respinto e gli hanno fischiato il fuori gioco di rientro. Sì. Cioè. No. Se succedeva all'Inter, gli davano il gol. Va bene, questo insomma non si può fare è il suo pensiero, grazie. Del vittimismo Bruno. Adesso con gli arbitri, eccetera. No. Questa purtroppo è una squadra che ha fatto 6 punti sul campo. E voglio che dire, non è stato sempre l'arbitro o la pioggia, la grandine o il sole cocente. È una squadra purtroppo che si sta dimostrando non all'altezza di questo campionato di Serie A. Tutto qua. La verità è evidenza, mi pare, insomma. Senza volere offendere nessuno, attaccare assolutamente. Qua uno ti fa una domanda e tu rispondi per quello che ormai si è visto. Ci sono state fatte 21 partite, 44 gol subiti. Esatto, 44 gol, 21 partite. Non possiamo abbiamo detto dire che siamo sfortunati o siamo vittime di arbitraggi contrari. Assolutamente. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Carlo. Ciao Carlo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Saluto il grande Bruno. Grazie. Però voglio salutare anche l'altro Bruno, quello del Pescara. Ah, sì. Secondo me è stato il migliore. Sicuramente. Ha fatto un'altra buona partita. Io vorrei fare la domanda a Bruno Pace, il grande. D'età. Signor Pace, lei a questo punto cosa farebbe? Ritirerebbe la squadra? Lascerebbe a casa Oddo? Oppure farebbe? Beh, ritirare la squadra mi sembra ritirare la squadra vuol dire... È impossibile. No, ho capito, però ritirare la squadra in modo emblematico, nel senso che lasciamo perdere tutto quello che può succedere a livello arbitrale, eccetera, eccetera, eccetera. Però la squadra in effetti non c'è. Allora, signor Bruno Pace, grande, grande, grandissimo. Dai, vabbè, buonasera. Qual è il punto di vista quindi di Bruno? Perfetto. No, tutto quanto, tutto, sì, è chiaro, Certo. Arrivederci. Ciao, quali sono le domande? Dai, dimmi. Beh, insomma, su Oddo.
Su Oddo, sulla posizione di Oddo, beh, certo, Oddo, io l'anno scorso, quest'anno all'inizio anch'io sono bravo, però lo vedo troppo pragmatico, nel senso sembra fantasioso, ma è sempre lo stesso modo di giocare. A questo punto credo che i risultati abbiano parlato chiaro fino adesso, e quindi provare qualcosa di diverso, però vedi lui come prova qualcosa di diverso, e siccome poi si rende conto dell'ineguatezza tecnica della squadra, lui dice ma questa squadra non può fare a tre perché certo. È nata a giocare a quattro, quindi c'è un po' di confusione totale dovuta soprattutto né tanto a Oddo né quanto alla qualità relativa tecnica dell'organico e psicologica dell'organico, perché abbiamo preso dei gol che al di là di Oddo, di quello, di quell'altro, dei gol che in questa categoria non si possono prendere. Insomma. Ecco, Carlo Paolini, prima della telefonata, scrive: salve a te e Bruno, cioè al sottoscritto, grazie Carlo, il problema ormai non è più neanche il modulo, è palese la differenza tattica di tenuta, a prescindere da un 4-4-2 che puoi fare o con uno più uno davanti alla difesa, resta sempre il fatto dell'attenzione in difesa e delle distanze da coprire in fase di non possesso. Io a questo punto mi preoccuperei di far giocare, di rifondare con quei giocatori a me utili per il prossimo anno, sempre se hanno la volontà di riprogrammare in un certo modo. Non mi pronuncio né per la guida tecnica del prossimo anno né per altro. Beh, insomma, però sì, è da condividere il pensiero. No, c'è una questione di sistema di gioco. Questa nostra squadra non ha fatto un gol di testa. Cioè. Questa nostra squadra non ha fatto un gol sul calcio d'angolo, non ha fatto un gol su punizione, ma così vincono le squadre piccole, si bloccano e poi trevano il golletto Chievo o un altro. Invece questa è una squadra che si muove come una grande squadra, che quindi risolve le partite col colpo di testa, col pallonetto, senza avere le qualità tecniche per poter un gol su palla negativa a Campagnaro, credo Pescara Sampdoria, sì, se non vado errato, sì, che aveva fatto autogol poi gol di testa, sì. Ma, insomma, credo uno o due al massimo, Campagnaro andò di testa, cioè queste cose purtroppo rendono poi quella classifica che fanno poi la differenza. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport e poi le immagini, lo giuro. Pronto? Sì, buonasera. Sono Andrea da Chiriscal, diffuso del Pescara. Salve. La mia considerazione, se mi consentite, è questa. Relativamente al nostro allenatore c'è molta presunzione, punto. Per quanto riguarda poi tutto il resto è questione di soldi. Mi spiego. Sì. L'allenatore, quale allenatore? In qualsiasi serie, dopo un ciclo così nefasto, non ti sarebbe dimesso? Anche questa è anche l'eccezione è unica, solo lui. Sa perché? Perché i soldi non ci sono e giustamente Sebastiani che fa? Non può licenziare per assumere un altro. Con questo chiuso. Ho capito, grazie al telespettatore. Ma non credo se è problema di soldi, perché non credo che... Perché se c'è la possibilità di salvarsi, credendo veramente che ci vuole un altro allenatore, non credo che la società rinunci a un nuovo contratto di 6 mesi, cioè prendendone un altro. Il problema è che c'è un rapporto molto stretto tra l'allenatore e il presidente, c'è probabilmente, penso io, da come trapela così, un progetto per l'anno prossimo, quale che sia la categoria, e allora per adesso però si vive in un limbo, giustamente, come dice il telespettatore, in una situazione insomma terribile, perché ci sono ancora 4 mesi da giocare in queste condizioni, avendo preso già 44 gol, 17 partite, ricordiamo mercoledì recupera con la Fiorentina. Andiamo per un attimo sulla pagina Facebook e poi il telefono. Luca Viola, che tu conosci molto bene, che conosciamo tutti quanti, scrive: 6 punti di cui 2 in 11 contro 9, naturalmente l'allusione alla partita col Torino in casa è quella di Genova contro il Genoa di Juric. La Serie A non ci appartiene, siamo sinceri. Telegrafico, Luca. Beh, Luca è una persona seria,
magari di calcio non capisce niente, però voglio dire, non è questo il caso, poi mi tratta male, chissà che mi dà da mangiare. Però ha sintetizzato in modo chiaro. Ma lui veramente si addolora di questo, non è questione. E lui, io lo vedo, passa... insomma, ti voglio raccontare una storiella. Quando il Pescara giocava a Vasto, sì, perché c'era nel 2009, c'era il ripristino della ristrutturazione dello stadio, eccetera. E lui, e allora, le prime volte che ci conoscevamo, e io, sai, insomma, un vecchiarello, un po' di nome l'avevo, e c'è lui molto educato di base, ma era particolarmente vicino a me. Siamo andati a Vasto a vedere la partita. Cercava di non manifestarsi come tifoso malato del Pescara. E allora stava lì tranquillo, però il Pescara soffriva in quella partita. A un certo punto mi sono messo a parlare con un altro, mi giro e lui non c'è, dov'è? Non gliel'ha fatto più, ha preso un lenzuolo bianco-azzurro di questo tipo e si è messo 10 metri avanti, Pescara, Pescara, non gliel'ha fatta stare tranquillo a fianco a me. Quindi è un amico, lo avevi inibito. No, perché lui doveva sfogarsi in qualche modo, come si sta sfogando adesso, perché vedo, perché lui come tanti altri tifosi soffrono proprio in questa situazione. Insomma. Chi non soffrirebbe? Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, prego. Sono Valentino da Pescara. Salve Valentino. Allora, volevo fare una domanda al mister Bruno Pace, volevo chiedere, ma perché, ormai perso per perso, perché non provare Fiorillo? Non si parla mai di Fiorillo che ci ha portato in Serie A al posto di Bizzarri, che ormai ha 40 anni, ha fatto il tempo suo. Perché non proviamo, insomma, almeno, che ne so, dare spazio oppure un portiere che secondo me potrebbe almeno provare il palcoscenico della Serie A? È una domanda al mister Pace. Sì, grazie. L'anno scorso, nel momento un po' delicato, quando abbiamo perso quelle 5 paesi di fila, si diceva che sto Fiorillo era un acrobata che volava troppo di qua, di là, insomma, perché giudicare, che il giudizio su un giocatore è difficile che rimanga fermo, a meno che si tratta di un fuoriclasse. Maradona è Maradona, quell'altro è Massimo e tutto quanto. Quindi non è il problema, però non è che Fiorillo, nel caso di Bizzarri, sono stati due errori personali. Però poi contro il Sassuolo, contro il Sassuolo. Anche parato, però dopo arrivano un po' quando arrivano da tutte le parti, il portiere è l'ultima speranza, è difficile anche contenere poi. Beh, mi pare che oggi insomma fosse esente, no? Oggi infatti non ha fatto errori particolari, pare immune insomma per quanto riguarda la partita di questa sera, pare immune, però i due gol sono passati attraverso la barriera della difesa e qualcun altro non è stato immune, perché due giocatori dell'Inter hanno potuto mettere la palla. Facciamoli vedere questi gol, le immagini di questa partita. Partiamo prima dalla disposizione in campo dell'Inter, 4-2-3-1, non c'erano saldi per squalifica, al suo posto Nagatomo, così come lo chiamano alcuni telecronisti, comunque giapponese, davanti alla difesa Gagliardini e Brozovic, Joao Mario trequartista, esterni Candreva e Perisic, Icardi terminale della manovra. Allora possono partire le immagini, ricordiamo l'arbitro Giampaolo Calvarese di Teramo, tra poco vedremo anche il minuto di raccoglimento molto sentito per le vittime della tragedia immane di Rigopiano lo scorso 18 gennaio. Il primo tiro è della Pescara, dopo pochi minuti Baybek ci prova, la palla però termina distante dal palo sinistro della porta, difesa da Samir Handanovic. Poi sul versante opposto c'è questa respinta, o meglio la torre di Icardi, alza la testa Gagliardini, il colpo di testa di Miranda con la sfera che sibila di niente la destra della porta, difesa da Albano Bizzarri, confermato dopo la più che incerta prestazione, eufemisticamente, offerta contro il Sassuolo. Qui Castanos, la respinta, goffo l'intervento di Handanovic, il tap-in di Verre, purtroppo in posizione di offside, piuttosto evidente da questa ripresa. Poi l'Inter che attacca ancora con Joao
Mario, e qui fa una gran parata, dobbiamo dire, Pizarri, sul destro incrociato del centrocampista portoghese ex Sporting Lisbona. Il gol dell'Inter, tutto troppo facile, tutto troppo semplice per la squadra di Pioli. Alza la testa Brozovic, c'è l'inserimento di D'Ambrosio, lo molla, come possiamo vedere dalle immagini, buyback, la difesa è piazzata malissimo e c'è la volée di D'Ambrosio, che è stato tra l'altro il migliore in campo di questa partita nel primo tempo. L'erroraccio di Zampano, non ne approfitta João Mario, bravo però in questa circostanza il portiere del Pescara, Albano Pizarri, poi un improbabile pallonetto tentato dallo stesso João Mario. Il secondo gol dell'Inter, l'azione che si sviluppa da destra verso sinistra, abbiamo visto solo la parte finale, Icardi allarga per Perisic, palla in mezzo, come vedete João Mario in posizione regolare, però stanno lì insomma a guardare gli avversari, i difensori del Pescara, soprattutto Coda, che non è andato in copertura sul giocatore portoghese. 2-0 al termine del primo tempo, questa è la ripresa dopo 7 minuti, dopo 9 minuti si infortuna Stendardo al suo posto Crescenzi, Biraghi centrale di difesa, ci prova buyback sul calcio di punizione, la palla sorvola alla traversa, poi buyback, una palla che è stata recuperata in pressione dal Pescara, Andanovic respinge e poi calcia da pochi passi alto Verre, ma c'era una deviazione, c'è stata deviazione di un giocatore dell'Inter, si riprenderà con un calcio d'angolo, impreca Massimo Oddo, qui c'è la sostituzione di Perisic, entra al suo posto Eder che metterà anche il suo sigillo, eccolo qui, Brozovic dentro per Icardi in palese posizione di fuorigioco, è un gioco da ragazzi poi per Eder segnare il tris nel secondo tempo, dunque il gol di Eder nel secondo tempo, ma questo gol è viziato da un evidente fuorigioco di Icardi. Poi nel finale perde palla Ben Ali, è entrato nel frattempo in campo anche Gabigol che carica il sinistro, arma il sinistro, respinto da Pizarri, inquadrato Gabigol, Gabriel Barbosa che è stato invocato a lungo, dobbiamo dire, dai tifosi nerazzurri. Questi è Stefano Pioli, finisce qui la partita, Inter batte Pescara 3-0. Abbiamo rivisto le azioni, caro. No, io però voglio considerare quel buyback che mi sembrava avesse fatto niente, invece c'ha degli spunti. Come no? Però come non ha forza, per quello che vedo, insomma appare ogni tanto, non ha continuità di presenza, di manovra. Certo. Però ha delle buone, adesso ha preso una palla, ha controllato tra due o tre uomini, poi ha tirato in porta. Come no? Ce l'ha le giocate, ha fatto due gol, ha un rigore procurato. Ricordiamo anche che è tornato a giocare da due partite, perché era assente dal 27 però di novembre, non ha l'infortunio corso nella partita di Roma, ha giocato in totale con la partita di oggi, buyback 290 minuti soltanto, minuto più, minuto meno, in 21 partite facendo due gol. Due gol, un rigore procurato contro la Sampdoria. Un altro gol non l'ha fatto per Miralo, cioè, con la punta non c'è arrivato. Sicuramente un tiro. Per i minuti giocati un rendimento positivo. Positivo. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Ciao. Sì, buonasera. Ciao. Salve. Secondo me il problema del Pescara è proprio la fase difensiva. Sì. Non parlo del reparto, ma proprio della fase difensiva di tutta la squadra. Certo. Perché quando è in attacco il Pescara, cioè quando pressa... Sì, quando perde palla c'è poi un buco alle spalle del centrocampista. Esatto, quel buco. Assolutamente. E qui è la difesa che dovrebbe salire e non dovrebbe rimanere bassa in modo da... non dare la profondità, non dare la profondità agli attaccanti dell'Inter. Perfetto. E quindi secondo me bisogna comprare un centrocampista, un po' di tosti, e inoltre la difesa deve stare più alta in modo anche da lasciare fuori gioco gli attaccanti dell'Inter. Perfetto, grazie per questa disamina. Anche perché ha ragione, però anche sì, te aspettavo. Perché... voglio dire, già con Bruno qualcosina di più si vede, ma come quando no? Ti presentavi con Brugman, che è un ottimo trequartista, che è un giocatore della Serie A quando ha la palla, certo, ma quando non ce l'ha è di un'altra categoria. È vero. E allora piombavano tutti quanti in difesa lì. E il problema c'è sempre stato, insomma, questo del centrocampo. Che non filtrava. E poi un'altra cosa, già avevamo tutti i centrocampisti tecnici, rapidi, leggeri, eccetera, più Brugman davanti alla difesa, abbiamo due terzini che fanno le ali, perché sia Zampano
che Biraghi, certo. Quindi era una squadra che giocava in un modo che non era possibile per le sue qualità tecniche, questo è il principio. Assolutamente. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, mezzanotte 23, stiamo parlando appunto di questa partita, ma in generale del campionato del Pescara, Inter batte Pescara 3-0, parliamo con... Pronto? Sì, buonasera. Alessandro. Alessandro? Sì. Salve Alessandro. Senta, saluto a Bruno, a questo punto io proporrei Michele Pratore di Pace come allenatore. Veramente purtroppo non si capisce. Io andrei a mangiare da quel ristoratore perché Bruno Pace questa sera è un leone. Alessandro, scusaci Alessandro, noi non abbiamo capito nulla. Non so se è una questione di volume del televisore che tieni alto, c'è perché c'è un rimbombo stranissimo e fastidioso. Allora proviamo adesso. Dico. Sì. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Perfetto. Vabbè, per drammatizzare, dicevo, io proporrei Michele, ristoratore di Bruno Pace, come allenatore, perché veramente Bruno Pace stasera è un leone, sarebbero 11 leoni veramente, se entrassero in campo, veramente... Per il tempo però. Comunque, vabbè, dai, scherzi a parte, io non lo so, questa squadra è dalla terza, quarta partita che ho visto il centrocampo, non c'è il centrocampo a questa squadra, è inesistente, non è nullo, è una squadra senza centrocampo. Purtroppo siamo come ripartono ci fanno gol perché il centrocampo non c'è. Perfetto. Grazie per questo intervento, salutiamo il telespettatore. Allora stacchiamo da queste, dobbiamo andare in pubblicità, però analizziamo il primo gol, perché insomma c'è stato un quasi capovolgimento, anzi un capovolgimento dopo l'azione di Castanos, purtroppo è finito in fuorigioco Verre, altrimenti il Pescara avrebbe sbloccato il punteggio. Capovolgimento di fronte, João Mario impegna severamente Bizzarri sugli sviluppi del calcio d'angolo, lì la difesa è rimasta a guardare, sin troppo semplice. Salto facile, sono saltati a vuoto, il salto l'hanno fatto, io non me ne raccordo, guarda. Però guarda vai back, che molla all'ultimo momento D'Ambrosio, che si era inserito, io credo che l'avesse lui in consegna, guarda, che dici? Cioè al di là che la difesa fosse piazzata... Lui stava a guardare. Lì è una questione più di attenzione. Di attenzione, insomma, di personalità, di tante cose. Questo è andato avanti, poi non è che il pallone fosse velocissimo, anzi. Quello ha guardato, ha visto che ha alzato la testa, invito morbido sul secondo palo. Ma erano in due poi davanti al palo, mentre Beidac è rimasto fermo lì, giusto. Insomma, vabbè, allora è andata così, questo è il primo gol. Ma poi... questo è andato così, altri sono... Stiamo parlando sempre delle solite cose. Mezzanotte e 27, ci fermiamo per pochi istanti, linea Max Bacilio. Beh, torniamo in diretta da studio, mezzanotte e 32 minuti, tra le dichiarazioni rilasciate a fine partita da Massimo Oddo proprio in conferenza stampa, il tecnico pescarese ha dichiarato sulla situazione Caprari si è detto che potrebbe anche essere ceduto in questo mercato di gennaio, sinceramente io poco ci credo, almeno i dirigenti hanno detto di no, però Caprari via non credo proprio, dice Oddo, l'anno scorso abbiamo gioito tutti insieme, in questa stagione dobbiamo soffrire tutti insieme, se qualcun altro volesse andare via resterei molto deluso. Beh, questa è una dichiarazione importante, secondo me. Sì, per cementare il gruppo, nonostante le cose vadano come vanno. Cioè l'allusione era Cristante che ha deciso di andare via dopo aver giocato tra l'altro anche da titolare col Sassuolo. Anche quella è stata una scelta strana, no? Perché un giocatore che forse vuole andare via... Io stimo molto Gasperini, vedi? Il fatto che lo voglia per sostituire il ragazzo che è andato all'Inter... Gagliardini. Sì. Mi incuriosisce questo caso, perché Gasperini... Certo. No, voglio dire, quindi vabbè, adesso il Pescara ha fatto in entrata, dovrà fare parecchie operazioni in uscita, io penso, perché sennò la rosa o no? Non credo. In uscita poco. Non so se in entrata magari c'è la possibilità, si dice di Mandragora, che però insomma è fermo praticamente da aprile, a fine aprile dello scorso anno, quando si infortunò.
a Chiavari contro Rentella, ricorderai bene, viene da due operazioni al quinto metatarso del piede, sta recuperando, però di fatto si allena da pochi giorni, quindi verrebbe a recuperare totalmente a Pescara, insomma si dovrà aspettare almeno per un paio di mesi. Tatticamente è stato quello che l'anno scorso ha cambiato la situazione. Però non arriverebbe un giocatore pronto, no, questo è il discorso. Già ne abbiamo troppi di non pronti, insomma. Staremo a vedere quello che succederà. Intanto altre azioni della partita. Facciamo vedere il secondo gol, Max. Abbiamo analizzato il primo, insomma, difesa piazzata male, impreparata, abbiamo detto, lo stesso buyback che non ha coperto come avrebbe dovuto su D'Ambrosio, che si era sganciato sul cross di Brozovic. Intanto Dino Di Francesco scrive: col senno del poi è facile sparare a zero su un Pescara in continuo allestimento. A Milano è una sconfitta che ci può stare, vedendo tutti i favori per gli altri, ma non è matematica la retrocessione, da tutti insieme forza Pescara. Questo è il post di Dino Di Francesco. Certamente a Milano una sconfitta, per carità, lo abbiamo detto, insomma i rapporti di forza sono evidenti, insomma non c'è partita. Ecco, questo è il secondo gol, tra l'altro devo dire molto bello, perché l'azione si è sviluppata da destra a sinistra con molta velocità, il pallone per Icardi che ha gestito la sfera all'altezza della lunetta, allargato per Perisic, palla in mezzo, e lì insomma anche Coda che era a due passi dalla linea di porta, non è andato a coprire, a stringere su João Mário. Però l'azione è stata bella, sì, cioè non sì, possiamo dire. Ero venuti a guardare l'azione dell'Inter, poi conclusa così. Ma per quanto quel signore, non è il senno di poi che uno vuole criticare e tutte queste cose qua. Questa è la situazione reale, che se, non lo so, io non me la sento dire cose che... Si analizzano i numeri, si analizzano del resto, i numeri, cioè non è che possiamo dire altre cose, il resto sono 6 punti sul campo in 21 partite. E Fabio Ganzo scrive: Sebastiani e compagni chiedessero scusa alla tifoseria e la finissero di fare gli offesi, che causa del suo mal pianga se stesso, e per favore Serie A o Serie B si mettessero da parte. Basta con i record. Davide Fornaro: Massimo, mercoledì sera ci sarà Gilardino? Non sappiamo dare una risposta, insomma, potrebbe recuperare. Quando vedremo un Pescara al completo? Anche questa è una domanda difficile a cui rispondere. Un saluto a Mister Pace. Grazie. Poi Marco Sersante: si è detto sempre il Pescara ha lo stesso problema dell'anno scorso, fa tanto ma è evanescente, solo che l'anno passato avevamo un leone di nome La Padula. Beh, insomma, è chiaro che La Padula lo scorso anno era il valore aggiunto della squadra, però si faceva un'altra categoria, cioè la Serie B è completamente diversa dalla Serie A, e i risultati di quest'anno lo stanno a dimostrare. È tutto diverso, cioè è diversa poi anche fisicamente. Sì, noi siamo presentati lì con la spadina contro la scimitarra, perché cioè in Serie A ci sono forza e corsa. Forza e corsa. Io ho visto con la Lazio quando aveva perso 3-0 a Roma, per esempio, e quei tre, Savic eccetera, come? Saltare di testa, i nostri tutti per terra, non era neanche fallo perché loro erano andati a sbattere contro questo gigante. Quindi questa è un po' la Serie A. Il Chievo, che veniva da 4 sconfitte di fila, però adesso ha vinto a Roma, il Chievo ha 4 gladiatori dietro, 4 centrali, strutturata sulle fasce, Boatemai, Izco eccetera, è una squadra tosta, per cui è sufficiente anche un solo attaccante, anche molto esile come il nostro Pescarese eccetera, un buon giocatore, però la squadra bloccata e il golletto può venire fuori. Quanti pareggi avremmo potuto fare noi in questo modo e magari stare adesso a competere da una situazione diversa? Invece abbiamo cercato ogni volta di recuperare la partita sbagliata precedentemente, giocando sempre alla stessa maniera, ma la stessa maniera non paga. Se non è stato sufficiente vederlo dopo tutte queste partite, quando è che si capirà lo capiremo? Il problema è sempre la fase di non possesso, al di là degli errori dei singoli che ci sono sempre stati, purtroppo anche questa sera, però la fase di non possesso denunciata proprio dal telespettatore che ha chiamato poc'anzi, è vero, ha un fondo di verità questo ragionamento, la fase di non possesso non funziona. Cioè al di là dei gol subiti su palla da fermo. Non funziona tatticamente e fisicamente non funziona. Perché anche se tu ci vai lì a cercare di far funzionare, in molti casi ti passano sopra, sono diversi.
Certo che proseguire questo campionato diventa difficile. Quel ragazzo che è venuto dall'Atalanta è alto 1,90, certo. E però ha tutte le qualità, gioca la palla e contrasta tutto qua, gioca subito titolare, e noi non abbiamo questo tipo di... Andrea Merlino scrive: pensare di salvarsi in Serie A attraverso il gioco, senza punta, senza interditori, senza fisico, senza uomini di categoria, eccetto quelli a fine carriera, si è rivelata sin da subito una scelta presuntuosa, scriteriata, una ennesima umiliazione che la maturità e la storia calcistica della piazza non merita. Poi, vabbè, di noi Francesco l'abbiamo già letto, beh, insomma ce ne sono tanti, chiaramente di tenore negativo, ma non potrebbe essere diversamente. Claudio D'Annunzio scrive: buonasera a tutti, la squadra è ormai retrocessa da un pezzo, ora non si deve pensare alla Via Crucis e ai record negativi, sono stagioni storte dove errori ovviamente ce ne sono stati, ma bisogna guardare avanti oltre il risultato, cioè puntare sempre e solo sul progetto. Oddo rimane in B, bisogna che sia chiaro, perché da questo dipende tanto del futuro del Pescara. Riunione interna con la pretesa di capire chi dei giocatori attuali abbia voglia di rimanere in B, quindi questo è il secondo punto. Mercato anche in prospettiva, terzo punto. Non serve Muntari, che poi magari farà benissimo, ma gente di prospettiva pronta anche il prossimo anno. Quarto punto, i giovani vari come Vitturini, Del Sole e Maloku, valorizzarli e metterli in prima squadra fissi. Questi sono, a mio parere, i punti che bisogna pretendere che si realizzino. Io penso già al prossimo anno, bisogna perseguire certi obiettivi. Ha ragione questo telespettatore, secondo te? Cioè, sì, ha ragione, conviene già gettare le basi per il prossimo anno, da subito? Io credo di sì, con un occhio, mezzo occhio cerchiamo di dire che sono 18 partite ancora, 17 adesso. 17 adesso e tutto quanto. Con l'altro bisogna cominciare a prospettare la nuova società, facendo giustamente riferimento anche ad alcuni giovani, non devono essere mica tutti i giovani della primavera, però vedere quelli, certo, che possono restare, quelli che vogliono restare. Mezzanotte e 40, ci fermiamo per pochi istanti e poi l'ultima parte di questa trasmissione, di questo post partita Inter Pescara con Bruno Pace. Eccoci qui, allora mezzanotte e 46, l'ultima parte di questa trasmissione. Ricordiamo che il Pescara giocherà il recupero, lo ricordiamo per l'ennesima volta, ma già lo sapete, mercoledì ore 20:45 contro la Fiorentina, e stiamo parlando di una squadra di spessore, la Fiorentina di Paolo Sosa, ore 20:45, la partita che non si è disputata lo scorso 8 gennaio per maltempo all'Adriatico. E poi ci sarà un altro confronto interno domenica, Pescara-Lazio, quindi insomma due squadre, direi, non di basso livello. Fanno paura. La Lazio, cioè, beh, insomma, può perdere anche la Lazio, come ha dimostrato oggi il Chievo. Però insomma, noi veniamo da quante sconfitte consecutive? Sconfitte consecutive sono tre. Tre. Tre sconfitte, quindi, consecutive, perché il Pescara aveva pareggiato a Palermo, quindi, nella penultima partita del giorno di andata, sì, l'ultimo minuto, il 22 dicembre, sì. E poi tre sconfitte consecutive con tre gol di media partita, tra Napoli, Sassuolo e questa sera con l'Inter. È chiaro che sono queste due squadre che ti fanno paura, perché sono squadre che hanno qualità, sanno giocare, sanno... non lo so. Comunque tornerà a disposizione Caprari, a meno che non ci sia qualche sorpresa sul mercato. Caprari, che ricordiamo di proprietà dell'Inter, che ha lasciato in prestito sino al termine della stagione lo stesso giocatore alla Pescara. Si parla di un'intesa virtualmente raggiunta con la Sampdoria per Verre, che però resterà sino al termine della stagione a Pescara. L'intesa è stata praticamente trovata, ieri abbiamo parlato con il presidente Sebastiani, insomma, tra lunedì e martedì, quindi ultimo chi è giorno. Che può andare via adesso? E il terzino Zampano? Zampano no. Non credo proprio, no. Almeno da quello si che... Si parlava della Sampdoria anche per lui. Si parlava, sì, però poi la Sampdoria ha preso uno straniero e quindi ha messo a posto quel ruolo. E per quanto riguarda invece gli assenti che potrebbero tornare, beh, insomma, Bovo sarà pronto, da quello che ci risulta, nella partita esterna di Torino, cioè, quindi dopo il confronto interno con la Lazio. Perché tornerà ad allenarsi lunedì con il gruppo. Sapete tutti, Bovo è stato molto sfortunato perché in un incidente fortuito in allenamento è ricaduto male sul piede di Banai, che era lì nei pressi, e purtroppo ha accusato una distorsione alla caviglia, quindi sarà pronto per la partita esterna di Torino. Per quanto riguarda Campagnaro, chiaramente, insomma, Campagnaro bisogna solo ringraziarlo per tutte le partite che ha fatto fino a questo momento, per i noti problemi muscolari che accusa da anni.
anni, quindi bisognerà vedere. Sta facendo differenziato, non credo che sarà pronto, sicuramente non per la partita con la Fiorentina, si spera magari che possa tornare a disposizione per il confronto interno con la Lazio di domenica prossima, dunque tra 8 giorni. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, buonasera, sono Nicola. Ciao Nicola. Ogni volta lo stillicidi aumenta, per cui lasciamo perdere adesso, è inutile che spariamo sulla Croce Rossa, però diciamo che gli sbagli fatti sono stati a livello di società, a livello di acquisti tanti, adesso ne paghiamo le conseguenze. Volevo un attimino chiedere al mister Pace, che giustamente ha sottolineato le fotocopie prese dei gol tutto allo stesso modo, questi attaccanti, difensori, avversari che sbucano da dietro la difesa e ci bucano sempre, e qui il mister secondo me ha sbagliato, perché non ha mai cercato di, a differenza di fare qualche modifica a centrocampo, in attacco, in difesa è rimasto sempre allo stesso modo, picchiamo sempre i gol nella stessa maniera. Volevo chiudere chiedendo al mister Pace la contraddizione che ho notato in Oddo quando quest'estate ha sbandierato che gli acquisti di Manai, Aquilani e Cristante erano degli acquisti importantissimi, li hanno mandati via tutti e tre. Volevo chiedere se questo mi sembra veramente palesemente una contraddizione di sfiducia verso questi uomini che quest'estate sembravano che fosse la spina dorsale della nostra squadra. Grazie dello spazio, buonasera. Grazie a te Nicola. Sì, Bruno. Sì, certo, Manai poi alla fine è stato considerato troppo acerbo per una Serie A e insomma un ruolo come quello di centravanti eccetera, e poi, ma il fatto stesso che siano stati mandati poi via tutti e tre è chiaro che è una contraddizione. L'errore però è, diciamo così, è quello di aver dato troppe responsabilità a Manai, che è un 97. Sì, ma ha dato responsabilità anche ad Aquilani, che invece si è dimostrato poco sensibile alla causa del Pescara, perché si è fatto esperire in quel modo. Però guarda caso a Sassuolo sta giocando, sta andando bene. Beh, perché la situazione è diversa, il Pescara, ma questi ragazzi soffrono, non hanno mai vinto, sai che vuol dire mai vinto? È frustrante e quindi a un certo punto loro provano all'inizio, vedo che provano a giocare, si fanno vedere, poi piano piano si rannicchiano, allora uno dice non hanno la condizione fisica sufficiente per sostenere tutta la partita dopo un'ora, ma dopo cominciano a... sì, io quando giocavo, sciaguratello com'ero, quando non ero in condizione, cercavo di defilarmi da qualche parte, succede. Dal punto di vista proprio una cosa psicologica. Il signore ha ragione perfettamente, perché poi li ha mandati... Il terzo chi era? Aquilani? Cristante è voluto andare via lui. Cristante è andato via lui perché era la ricchezza dell'Alessandro. Cristian Ballone scrive: vedo molte similitudini sia di campo che di calciomercato con l'Ancona 2003-2004. L'Ancona è che in quella stagione, tra l'altro c'era Pandev in quell'Ancona se non vado errato, e uno degli allenatori di quella stagione dell'Ancona fu proprio Giovanni Careone, credo il terzo, però insomma una stagione disastrosa. L'Ancona vinse la prima partita di campionato credo alla 29esima o qualcosa del genere. E si salvò? No, assolutamente, terminò in retrocessione, con la retrocessione di quell'Ancona. Allora, mezzanotte 51, stiamo per chiudere questo appuntamento, questo post partita di cui abbiamo parlato naturalmente al Pescara, di questo ennesimo KO in campionato, ripetiamo il 15esimo sul campo in 21 partite, in 40 gare giocate in Serie A, nessuna vittoria, sono cifre mostruose, i numeri purtroppo sono questi, sono eloquenti e sono da brividi. E allora facciamo anche qualche considerazione sul Teramo, visto che stiamo concludendo. Il Teramo che domani giocherà la sua prima partita del 2017, perché aveva saltato quella col Pordenone per maltempo a causa terremoto, e giocherà a Modena, è uno scontro diretto Modena-Teramo, il Teramo che è stato praticamente rifatto quasi ex novo in adesso sede di mercato, sono arrivati 6 giocatori, il settimo arriverà lunedì, si tratta dell'attaccante
Barbuti, tra l'altro ex sì. Pescara, che non ha mai però giocato col Pescara, ma è stato di proprietà del Pescara, viene dal Lumezzane. È una partita che il Teramo non può fallire, penultimo posto insieme col Modena, poi di Ezio. Queste considerazioni sono pericolose quando dice bisogna vincere per forza. Io non ho mai creduto proprio. Vincere no, però non deve perdere. A Modena, ecco, cioè, bisogna cercare di trovare un equilibrio psicologico, mentale, fisico, eccetera, per poter, cioè, meglio giochi più hai possibilità. Certo. Quando sento dire, ho sentito dire una vita intera, dobbiamo vincere domani, dobbiamo vincere. Io voglio fosse vincere. Così semplice. Fosse così semplice, insomma. Tra l'altro, il Modena è allenato da Eziolino Capuano, che tu conosci, no? Sì, conosco. Io poi ho allenato 2 anni il Modena, ho conosciuto anche Eziolino Capuano, è stato anche. Modena, dove hai vinto un campionato di C2, sì, vabbè, sì. All'inizio della tua carriera. Perché dici vabbè, vabbè ci sta, sì, fa parte all'inizio, sì, è vero. Del tuo score. Del mio score. E poi Eziolino Capuano è stato anche allenatore nel Trapani con Vittorio Garigani, direttore sportivo. E mi ricordo che entrarono, sai, Vittorio è un raffinato, entrarono alla presentazione all'americana, uno alla volta, al centrocampo, chiamavano, arrivava, tirava in porta, sì, insomma. No, Capuano, proprio alla presentazione di questa partita, ha detto in conferenza stampa, il Modena gioca a codici e non a braccio, lo spartito sarà sempre lo stesso. Straordinario. È straordinario. Cioè, gioca a codici e non a braccio. Sì, quella, quindi subiranno le avversarie, subiranno il nostro. E insomma, il Teramo giocherà a Modena domani, inizio ore 14:30, lunedì ufficiale la firma di Barbuti, però il Teramo farà qualcos'altro nel reparto avanzato, si parla di un giovane attaccante della Maceratese, classe 94 Colombi, in alternativa Chinellato, classe 91 del Como. Domani, pronti via, ci saranno almeno 4 acquisti nell'11 base, Branduani tra i pali, Imparato e Camilleri in difesa, Imparato terzino destro e Camilleri centrale al fianco di Speranza, e poi a centrocampo probabilmente ci sarà anche l'esordio di Baccolo, potrebbe esserci anche l'esordio di Baccolo, insomma 4-5 volti nuovi nell'11 base, ma anche il Modena ha cambiato qualcosa, ha preso per esempio l'attaccante Diop, ha preso Nolè in attacco, insomma ha cambiato anche un po' fisionomia il Modena, del resto la classifica è molto chiara. Modena e Teramo hanno 19 punti, occupano il penultimo posto insieme con il Mantova, è pure vero però che Modena e Teramo devono recuperare una partita, il Modena a Macerata, il Teramo in casa con il Pordenone. Non possiamo fare che in bocca al lupo alla squadra di Lamberto Zauli, che finora in 8 partite della sua gestione non ne ha vinta neanche una. Bisogna anche dire somiglia a qualcuno. No, 4 pareggi e altrettante sconfitte. In bocca al lupo al Teramo. L'ultima, Bruno, perché è scomparso nella giornata di ieri l'ex presidente del Chieti, Mario Mancaniello. Sì, 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 12 sì. anni è stato presidente del Chieti, dall'85 al 97, ha vinto 2 campionati, Serie D 1986-87, Feliciano Razzi in panchina, e poi 1990-91, campionato di C2 con Ezio Volpi, compianto Ezio Volpi. Una bella personalità, sì, io l'ho conosciuto anche quando sono stato nel Chieti, lui non era ufficialmente dirigente, però siamo stati a cena un paio di volte, voleva insomma sapere un po' della partita, pensare di entrare insieme a Gorgoretti, insomma, una personalità forte. Ha fatto la storia sicuramente del club nero-verde in quel periodo. Mezzanotte 58, noi ci fermiamo qui, Bruno. È stata dura anche questa sera. No, speriamo, è duro commentare così perché certo. Insomma, io poi non sono il tipo tanto di problema, quello che mi viene da dire. Insomma, i fatti parlano chiaro, i numeri pure, altrettanto, insomma, dispiace. Purtroppo rischiamo di sperare. Magari vincendo una partita, succede qualcosa, ma se devo essere sincero mi sembra molto difficile che questo possa accadere, insomma. Speriamo che mercoledì, insomma, il Pescara possa dare una soddisfazione ai tifosi biancazzurri. Ricordiamo l'ultima vittoria in Serie A il 6 gennaio 2013. Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina 0, Pescara 2, gol di Jonatas Selic. Da quel momento in poi
tutto non bene. Si è più vinto in Serie A. Speriamo in un risultato positivo mercoledì prossimo, ma serve a questo punto una vittoria, non so perché, però insomma serve in qualsiasi caso, anche per una questione meramente psicologica. No, insomma. Può far migliorare individualmente. Gruppo e tutti quanti questi ragazzi. Basterebbe, come ha detto Oddo in conferenza stampa, anzi no, l'ha detto Bruno a dire il vero, una scintilla. Bisognerebbe una fiamma. Va bene, lunedì notte, grazie a Bruno Pace, grazie a Max Pacilio, a voi per l'ascolto, appuntamento naturalmente alle prossime edizioni. Buonanotte. Audio Jungle.